Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo all'ingresso del convento, quello che una volta era il chiostro, quindi il pozzo del convento. Questo punto del convento dei frati era tutto aperto, quindi qui inizialmente giungevano tanti pellegrini che Padre Pio incontrava anche in questo luogo. Oggi qui vogliamo raccontarvi giusto qualche episodio che ci ha tramandato un suo confratello, un suo padre guardiano, padre Carmelo da Sessano, che tra i tanti racconti ha voluto segnalarci una confidenza fatta da Padre Pio a Padre Carmelo. Da più di una settimana, scrive nel 1954 nel suo diario, Padre Pio non si sente bene, anzi più di una volta mi ha confessato confidenzialmente che non ne poteva più. Per questo abbiamo ridotto moltissimo i suoi momenti di colloquio. Questa sera, verso le 19 e un quarto circa, sono andato da lui e mi ha detto: mi sento rotto da capo a piedi, voglio prendere un po' d'aria in terrazza. Allora lo accompagnai, ci siamo seduti l'uno accanto all'altro e là mi ha confidato. Questo lo dico solo a te, ma in segreto. Da quella sera che mi portasti quella notizia, e lui apre qui una parentesi, eccetera, eccetera, perché il segreto resta, e quindi Padre Carmelo chiude la parentesi, ho sentito una prostrazione di forze come quando avvenne il terremoto. La stessa cosa ora, io non mi reggo in piedi. Ed abbiamo continuato a parlare delle cose inquietanti di questi giorni. E poi lui racconta, eccetera, eccetera, e chiude di nuovo parentesi. Altro che medicine e sospetti di malattie, sebbene apparentemente stia male, quanto mistero. Il diavolo qui non dorme davvero, povero Padre Pio. Tutto ricade su di lui, innocente. Alla fine mi ha commosso chiedendomi: raccomandami alla Madonna, povero Padre Pio, un santo che si raccomanda ad un peccatore come me. Ho sentito veramente una stretta al cuore.